Ci troviamo con il tecnico del Lucento Boris D'Angelo. Mister, bene l'inizio, siete un po' calati il secondo tempo, come mai? Ma sicuramente il primo caldo, come tutti quanti, stronca un po' le gambe, però la squadra era messa bene in campo, ha fatto le cose che proviamo di solito negli allenamenti, giro di palla, un bel gioco di squadra, quindi non grosse preoccupazioni, nel senso solo un calo fisico dato dal primo caldo, a mio parere. Quindi sono soddisfatto della mia squadra oggi, anche il punteggio. Nonostante le sostituzioni, siete comunque riusciti a mantenere un buon ritmo. E in questa squadra, quindi, nessuno è secondo a nessuno, si può dire. No, assolutamente no. Quelli che entrano sono allo stesso livello di quelli che sono già in campo, non ci sono né titolari né riserve. Sono assolutamente un bel gruppo valido che tutti quanti si impegnano. Avete mantenuto bene la posizione in campo, puliti, ordinati. Secondo lei, cosa c'è ancora da migliorare in questa squadra? Sicuramente la finalizzazione del gioco, l'ultimo passaggio, servire bene le punte, perché molto spesso ci siamo trovati nell'area avversaria. Ma purtroppo, secondo me potevamo fare anche qualche gol in più se troviamo la cattiveria giusta sotto porta. Grazie, mister. Grazie, arrivederci. Ci troviamo con il tecnico del Vanchiglia, Gabriele Rizzi. Mister, siete partiti bene, siete subito calati, però come mai? Siamo calati sicuramente perché in questo momento la rosa è molto ristretta, abbiamo una condizione fisica generale di alcuni dei nostri precaria, infatti se voi avete visto la nostra formazione era basata da 12 ragazzi, di solito noi siamo 14-15, non abbiamo potuto avere la possibilità di fare un pescaggio diverso per dare più manforte al gruppo, per cui a un certo punto quando la fatica si fa sentire il declino, un leggero declino sul piano atletico è inevitabile. È evidente che la parte importante della squadra, cioè l'interdizione, il gioco a centrocampo, quando la fatica si fa sentire diventa difficile, per cui i giocatori avversari arrivano sulla nostra tre quarti con una certa facilità. Fare filtro, sappiamo tutti, a centrocampo è molto, molto importante, fondamentale, ed ecco perché poi a un certo punto il sopravvento è stato, ripeto, inevitabile. Ecco appunto, è mancata la posizione in campo, i ragazzi sono risultati disordinati, come mai secondo lei? Ma torno a ripetere, normalmente non succede questo. Noi abbiamo fatto un girone d'andata ottimo, dove i ritmi siamo stati in grado di tenerli alti perché avevamo la possibilità anche di avere alcuni ricambi. In questo momento neanche a farlo apposta, i due centrocampisti, uno è malato e l'altro al gesso, per cui voglio dire, noi non siamo, non è una battuta né Milan né Juve che abbiamo una rosa per cui uno vale l'altro. Quindi quando due elementi importanti del centrocampo ti vengono a mancare, le geometrie patiscono, e questo in fase propositiva. Nel fase di non possesso non credo che abbiamo sofferto più di tanto, perché tutto sommato grossi regali non ne abbiamo fatti. Ho dovuto snaturare un paio di ragazzi in ruoli che non competono loro, e per cui le difficoltà si accumulano, e oltretutto c'è stata un'espulsione, come avete visto, di due ragazzi che purtroppo hanno avuto un momento incolore. E quindi già io sono contato, me ne manca ancora uno per far rifiatare qualcuno, e la situazione non può che peggiorare. Ecco, in cosa cercherete di migliorare, insomma, per il futuro? Vedremo innanzitutto di recuperare la rosa al completo e di lavorare molto a livello fisico-atletico per arrivare in una condizione eccellente a breve. Dopodiché vedremo se riusciremo a mettere ordine nei reparti più importanti che contano. Vabbè, la ringrazio, mister.